Grazie a essere presenti così numerosi, devo dire che sono toccato anche un po' intimidito di vedere tanti giovani, anche se questo era largamente auspicato. E grazie a Andrea per aver pensato e organizzato. Per essere più chiari, quando lui mi ha fatto la prima proposta, io gli ho detto: ma io non ho voglia di fare la mia commemorazione. E lui mi ha detto: no, dovresti cercare di delineare quello che hai visto e fatto in questi anni per cercare di fare pensare anche ai giovani che il futuro si costruisce un po' alla volta, giorno per giorno. Beh, allora vediamo di provarci. Per provarci devo partire da lontano, dallo scenario in cui mi sono affacciato, che era lo scenario dell'Italia del dopoguerra, diciamo grosso modo fra il 45 e il 60. L'Italia era molto diversa da adesso, era un paese che non si può definire povero, ma certamente si può definire frugale. Per dire, le banche erano aperte il sabato mattina, gli studenti del Politecnico avevano lezione di esercitazione anche il sabato pomeriggio fino alle 18. E tante altre cose erano molto più semplici. In Piazza Leonardo da Vinci si circolava in tutta la piazza e si parcheggiava praticamente dove uno voleva. Però in questo quadro, che non era un quadro sereno, eravamo in piena guerra fredda, direi che la visione del futuro delle generazioni come me che crescevano era una visione molto ottimistica. Noi eravamo sicuri che il futuro nostro, che la nostra vita sarebbe stata migliore di quella delle generazioni precedenti. Non era una dimostrazione, era una specie di articolo di fede. Ne eravamo così sicuri che non se ne discuteva neanche. La scuola in cui mi sono trovato a passare era sovraccarica dall'incremento demografico del dopoguerra. Le classi erano numerosissime, nella mia eravamo 38-39, le strutture facevano quello che potevano, ma gli insegnanti erano per la gran parte buoni insegnanti, alcuni veramente ottimi a livello universitario. Ma lasciatemi dare a voi un'immagine che ho ripescato in fondo a un cassetto della mia terza liceo nel 1956, un'immagine che fa atmosfera. Notate i grembiuli delle ragazze, non è neanche concepibile oggigiorno. E qui siamo a Roma, se vedeste il futuro vedreste parecchi avvocati, tanti tanti, un po' di funzionari di ministeri. E c'è anche qualcuno che conoscete tutti, questo qua. Chi lo riconosce? È Maurizio Costanzo. Beh, poi c'è anche. Poi c'è anche un professore del Politecnico, vabbè, ma questo praticamente l'avevo già detto. Riprendiamo il discorso di dare un'occhiata in giro. Industria elettrica. Ah, questo è un discorso piacevole. A quell'epoca l'industria elettrica, che era l'industria principale italiana, aveva anche qualche personaggio che sapeva guardare lontano. Nel 1946. L'amministratore delegato di Edison pensava già allo sfruttamento dell'energia atomica, come si diceva allora, per produrre energia elettrica. Nel 1946 si stava discutendo il trattato di pace, non si era neanche sicuri di quello che era permesso o non permesso in Italia. E quindi è stato formato per iniziativa soprattutto della Edison, ma anche con altre società elettriche, anche col contributo del Comune di Milano, di Pirelli, non so più chi altro, il CISE, nome volutamente dimesso, Centro Italiano Studi e Esperienze, non doveva dare nell'occhio, ricordate il discorso del trattato di pace in discussione. E il CISE è stato formato con dei giovani brillanti di grande valore, prima di tutto Mario Silvestri, che è stato a lungo professore qua e che si è rivelato poi anche un grande scrittore. Altri nomi che sono stati fatti, Enrico Cerrai, Elio Germagnoli ed Emilio Gatti. Emilio Gatti per quanto riguarda l'elettronica. E qui ho una foto d'epoca. Questa è una foto di Emilio Gatti negli anni 50, non negli anni 40, ma era ancora all'inizio, una visita del laboratorio di elettronica. Vi faccio notare che il laboratorio elettronico del CISE ha preso a nome di Emilio Gatti il primo brevetto nel 1949. E per dire che era un laboratorio produttivo, era un laboratorio produttivo che si inseriva in una città estremamente attiva, perché Milano era una cosa incredibile, soprattutto poi vista con gli occhi di un ragazzo che veniva da Roma come me, perché c'era una miriade di capacità tecniche e tecnologiche distribuite, di fatte di ditte piccole, grandi, così così, di artigiani. Uno riusciva a farsi fare di tutto e a farselo fare bene, di meccanica, di ottica, di avvolgimenti elettrici. E in questo quadro chiude l'Allocchio Bacchini, che nessuno si ricorda più, ma che era una bella ditta di elettronica che durante la guerra aveva lavorato su commesse militari, primi sviluppi di radar italiani e altre cose per i militari. Finisce la guerra, cessano le commesse, l'Allocchio Bacchini non sopravvive, non ce la fa a sopravvivere facendo televisori, audio e simili. I tecnici dell'Allocchio Bacchini si ritrovano senza un lavoro ed è una combinazione di una fortuna eccezionale, perché il nucleo più consistente e migliore di questi tecnici viene assunto dal CISE. Emilio li intervista una alla volta, vede che cosa rappresentavano, vengono a costituire il laboratorio del CISE, che è una specie di team delle meraviglie. Perché? Perché abbiamo Emilio Gatti che
è una sorgente continua di idee, di novità, di cose da provare e un manipolo di tecnici in grado di realizzare, di portare le idee a realizzazioni concrete, a vedere dai fatti la risposta a queste idee. E questo si vede anche a livello internazionale, non solo nella cerchia di Milano e dell'Italia, è un'epoca avanti a tutto. In Italia di elettronica non ce n'è, il CISE a Milano è un laboratorio di punta in elettronica a livello internazionale. Perché a livello internazionale qual è la situazione? Beh, all'inizio degli anni 50, esattamente nel 53, il presidente degli Stati Uniti Eisenhower fa un discorso all'ONU dicendo che gli Stati Uniti che hanno sviluppato le condizioni dell'energia atomica per scopi bellici vogliono metterla a disposizione dell'umanità per scopi pacifici. E si parte, viene creata l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica a Vienna, quella che c'è ancora, quella di cui sentiamo dire che dovrebbe controllare cosa fa l'Iran e vabbè, fa il possibile. E viene lanciata la prima conferenza di Ginevra, che è stato un evento, forse oggi dimenticato, ma di una rilevanza incredibile. Ginevra era già una città attrezzata per ricevere congressi internazionali, c'era la Società delle Nazioni, era stata Ginevra. Beh, per 40 km intorno a Ginevra non si trovava un letto libero. Su Ginevra sono arrivati dagli Stati Uniti, dall'Europa, da tutte le parti, ed è stato l'inizio di una sequenza di conferenze larghe e specifiche su questo campo, su tutto quello che gli andava in giro. Gli Stati Uniti hanno rivelato i dati essenziali, quelli di fissione dell'uranio 235, e altri vari europei che erano in grado di presentare qualcosa hanno presentato. Beh, ha fatto sensazione che per quanto riguarda questi dati, la fissione dell'uranio 235, i dati di gran lunga migliori che si allineavano perfettamente su quelli rivelati dagli Stati Uniti venivano dal CISE, venivano dal lavoro di Emilio Gatti e degli altri del CISE, ed erano incommensurabilmente migliori di quello che, per dire, i francesi, che si sono gettati subito su questa cosa, erano in grado di mettere. Bene, e non solo quello, perché al CISE produceva, come dico, novità a getto continuo in elettronica nucleare. Quindi, totale, il CISE si è trovato al centro dell'attenzione, e Emilio Gatti si è trovato al centro dell'attenzione, ma a livello internazionale, in una cosa neanche immaginabile, direi, a priori. Torniamo a Milano. A Milano dal CISE, che come dico realizza con una velocità e un'efficienza, ma direi che se devo trovare un paragone devo pensare al Radiation Laboratory dell'MIT durante la guerra, quando c'erano i motivi di guerra per arrivare ai risultati. Sviluppa degli analizzatori multicanali, la Montecatini che era socia vede la possibilità di fare affari, crea la Laben, che era qui dietro, in quel palazzo a righe gialle, nere, orizzontali, dove adesso c'è l'area di ricerca del CNR. La Laben ingegnerizza gli analizzatori multicanali, li vende in tutta Europa, anche qualcuno negli Stati Uniti, ma capite che non era così facile, ma in Europa, signori, a Harwell, Inghilterra, centro nucleare, con tutta la, come dire, attitudine degli inglesi a apprezzare quello che viene fatto fuori dall'Inghilterra, si scherza, gli analizzatori erano comperati dalla Laben, perché andavano meglio, c'è poco da dire. Il Politecnico, eppure molto attivo, lancia delle nuove iniziative di ingegneria, divincolandosi fra le pastoie di legge, e con un corpo docente che si vale di alcuni ottimi professori già esistenti nel Politecnico e anche dall'apporto di questo gruppo di giovani che ho già nominato, Mario Silvestri, Emilio Gatti, parliamo ancora dei primi anni 50, e poi a proseguire. Gatti è attivissimo e fa delle lezioni che assolutamente illuminano e motivano le nuove generazioni, e lì ci sono dentro io, anche io, ma mica solo quelle. Quando andavamo a lezione, l'ultima fila, c'erano 7-8 persone che a noi parevano dei vecchietti, in realtà erano di distinti ingegneri quarantenni, che venivano a aggiornarsi sull'elettronica, nell'unica e nella migliore fonte disponibile, e per un perimetro che andava al di là dell'Italia. Ecco, io non sono capace di trasmettere la sensazione che dava essere guidati da una persona di genio come questa. Le lezioni di Gatti erano, nello stesso tempo, ci facevano paura e ci entusiasmavano. E per cercare di dire questo, mi farò prestare le parole da qualcun altro che le sa adoperare meglio. Aldous Huxley, uno scrittore inglese della prima metà del Novecento, che ha scritto delle bellissime novelle. Una di queste si chiama Il giovane Archimede, e lui, parlando come un inglese che affitta una villa in campagna vicino a Firenze, racconta
di come si accorge che il figlio del fattore è un genio matematico. Scopre che il ragazzo si sta dimostrando per conto suo il teorema di Pitagora e sono bellissime le pagine in cui descrive questa scoperta e le considerazioni che fa dopo a proposito del valore della scoperta. E direi che vorrei rivederle con voi. Forse gli uomini di genio sono i soli veri uomini. In tutta la storia della razza umana ci sono stati solo poche migliaia di veri uomini. E il resto di noi? Che siamo noi? Siamo animali a cui si può insegnare. Senza l'aiuto dei veri uomini non avremmo scoperto praticamente niente. Quasi tutte le idee con cui siamo familiari non potevano nascere in menti come le nostre. Piantiamo in queste menti i semi e cresceranno, ma le nostre menti da sole non possono generarli spontaneamente. Io non credo che si possa dire meglio, e si applicava perfettamente alle sensazioni che ci dava Emilio Gatti. Bene, a questo punto cominciamo a parlare di quello che, in cui sono intervenuto direttamente. Ho lavorato per parecchi anni in elettronica nucleare. Direi, qui è scritto 20 anni, direi 10-15, poi con una coda che vedremo. Viene costituito nel 62 un laboratorio dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che vuole essere avanzato per l'elettronica nucleare e si chiede a Gatti di farlo. Gatti arruola due giovani laureati, Mario Bertolacini e me, e due tecnici, Nicola Carbone e Giuseppe Longa. Nicola Carbone è un personaggio, veniva dalla Marina Militare, era entrato 18enne in Marina Militare verso la fine della guerra, si era formato in Marina Militare come radarista elettronico dell'elettronica da allora per il tiro ed era a suo modo un'autorità, noi lo chiamavamo Don Nicola. E devo dire che da lui e anche da Longa ho imparato tantissimo, di genere diverso di quello che imparavo da Gatti, ma direi quasi altrettanto utile. E sono stati anni veramente, veramente entusiasmanti, perché oltretutto io sono stato fortunato, sono nato in maniera tale per cui quando cominciavo a lavorare si passava dalle valvole all'elettronica a stato solido. Beh, date un momento un'occhiata, questi erano alcuni flash, un banco da lavoro come era loro, con un oscillografo Tektronix qui da questo lato, e questa è una memoria di un calcolatore di allora, di 4K, no, 4 kilobit, non 4 kilobyte. Potete fare voi i confronti e questo è un preamplificatore. Si comincia a passare appunto ai transistori e ci sono novità, non dico ogni settimana, ma ogni mese sì, ci sono delle novità. Ho voluto ricordare gli oscillografi Tektronix perché potrei parlare per un'ora delle sensazioni che davano queste macchine fantastiche. E quando ci ho pensato mi ha fatto anche piacere leggere che un pioniere dell'elettronica circuitale, Barry Gilbert, aveva esattamente gli stessi ricordi. Lui è poi anche andato a lavorare alla Tektronix, ma tant'è. Vorrei però dire una parola per ricordare una cosa, i diodi a tunnel. I diodi a tunnel, ho fatto vedere prima apparati grandi, i diodi a tunnel sono piccolissimi, sono grossi come meno di una lenticchia. Non per nulla Gatti ci ha fatto la prolusione dell'anno accademico 59 su quelle e su altre cose. Sono prima del loro tempo, vengono inventati da Esaki nel 57, vengono in produzione praticamente subito, anche perché erano relativamente semplici, ci si fanno cose incredibili, ci si riesce a fare commutazione, qui si legge male, in 75 picosecondi e oscillare a gigahertz. Le valvole, i primi transistori erano un'era distante da questo, non era neanche concepibile. E abbiamo abbondante materiale da parte, questo lo proietto perché è un manuale dell'RCA, vorrei citare la rilevanza che avevano le grandi compagnie americane innovative, sia per quello che producevano, sia per quello che ci mettevano in mano come documentazione su cui imparare come adoperarle. Cose passate, ma che vale la pena di ricordare. Elettronica nucleare. È stato estremamente stimolante. Dovete pensare che l'elettronica nucleare si ha a che fare con i rivelatori e gli impulsi che escono, che sono casuali nel tempo. Casuali in ampiezza, non si sa cosa sarà il prossimo impulso e qualche volta anche con fluttuazioni rilevanti in forno e con tutta una serie di altre difficoltà. Quindi bisogna necessariamente essere agili e chi non ha la mente agile se la deve sciogliere perché altrimenti, o cambiare mestiere. E lavoriamo a contatto con i gruppi di fisica che ci portano i problemi a getto continuo e ideiamo dei moduli, ne facciamo il prototipo ci viene praticamente strappato dalle mani e portato in uso e poi lavoriamo per riprodurlo. Siamo stati una piccola fabbrica, c'erano anche altri tecnici oltre a quelli che ho nominato, abbiamo realizzato molte decine di moduli, direi anche qualche centinaio, fra tutto per i gruppi di fisica.
eravamo in una situazione in cui il nostro laboratorio era in competizione con laboratori somiglianti che erano nei grandi laboratori statunitensi e inglesi, da Oak Ridge a Harwell. E direi che non sempre si capisce, ma in varie occasioni siamo riusciti a fare meglio. E successivamente, sempre dentro questa epoca, si formano da questi laboratori le ditte che fabbricavano strumentazione nucleare, perché prima gli istituti di fisica si dividevano in due, quelli che avevano l'elettronica in casa e facevano certe cose e quelli che non ce l'avevano e non le facevano altre. Beh, queste mettono a disposizione tanta bella roba, vengono spesso anche rappresentanti delle ditte americane a mostrarci quello che fanno, hanno parecchie belle cose, ogni tanto però ci portano qualcosa dicendo guarda com'è bello, noi diciamo sì, funziona quasi bene come il mio, glielo facciamo vedere. E escono che vogliono comprare e vabbè. Vi parlo solo di due linee di attività perché ci sarebbe tanto da dire. Un periodo in cui abbiamo lavorato tantissimo, era una bella atmosfera, ne abbiamo scritto qualcosa, molto meno di quello che abbiamo fatto. Comunque, prima attività, individuazione dei tempi di arrivo dei gamma. Perché? Perché così si studiavano decadimenti. Come si parte? Beh, si era partiti da prima che arrivassimo noi, perché nel CISE Gatti, con un'idea nuova, aveva creato il cronotron, quello che il settimanale Epoca, illustrato in una serie di servizi, aveva definito il cronometro che spaccava il nanosecondo. In effetti aveva una precisione un po' migliore di un nanosecondo nel determinare il tempo d'arrivo. È venuto a proposito, perché da poco si era dimostrato che effettivamente il positronium, legame fra un elettrone negativo e uno positivo, rispondeva a quello che i teorici avevano previsto. Era stata fatta una prima misura negli Stati Uniti negli anni 50. Chi aveva la possibilità di fare queste misure ci si è buttato su, ci si sono buttati su molto bene Bisi, Zappa ed altri da noi ed è iniziata un'altra fila di cose. La prima cosa che è risultata evidente è che il cronometro era bello ma non abbastanza perché ci voleva più risoluzione e quindi noi siamo stati pressati a cercare di fare di meglio e lì siamo partiti. Beh, vi faccio vedere solo l'oggetto principale, il successore del cronometro. Il convertitore tempo ampiezza, ne abbiamo realizzate qualcosa come 8 versioni nell'arco degli anni, io e Mario Bertolaccini, lavorandoci insieme con i tecnici che ho detto prima, con Carbone, con Longa, siamo arrivati ad avere una risoluzione elettronica dello strumento di meno di 4 picosecondi, in realtà poi nell'uso con i rivelatori, c'era anche il contributo dei rivelatori, vi dico solo una cosa, una curva di risoluzione pulita così non la credo mai più ottenuta nessuno ed era fondamentale perché consentito di tirare fuori dati su vite medie di decadimento estremamente brevi al gruppo di fisica che ne ha fatto buon uso e in qualche lavoro di fisica siamo finiti anche a turno noi. Ecco, questa è la serie di articoli sopra che descrivono questo TAC da parte di Mario Bertolaccini. L'altra grossa filone d'attività è stato sulla spettroscopia di energia delle radiazioni. Dovete pensare che i rivelatori semiconduttori che sono spuntati, direi all'inizio degli anni 60, sono stati una bomba perché hanno messo a disposizione una risoluzione che era dell'ordine dell'1 per 1000, cioè si distinguevano due radiazioni di energia intorno a un MeV se erano distanti di pochi keV. Si distinguevano se uno era capace di tirare fuori questa informazione. Quindi c'è stata tutta un'attività di pensiero, di analisi e di realizzazione per arrivarci. Con Emilio Gatti, traente in questa cosa, con le idee che aveva, non cerco neanche di spiegarvi, ma sostanzialmente abbiamo affrontato il problema di ricavare il meglio, non da un impulso ogni tanto, con tanto tempo prima e dopo per lavorarci, ma da una sequenza di impulsi. E quindi Gatti ci ha guidati a trovare un filtro adattivo che sostanzialmente guardava quanto tempo libero c'era prima e dopo quell'impulso e filtrava su questo. E abbiamo proposto uno schema in cui c'era una serie di possibilità e in tempo reale si sceglieva da quale estrarre per quell'impulso l'informazione. Questo aveva un difetto grave, l'abbiamo calcolato, eccetera, era 30 anni in anticipo sulla possibilità di realizzarlo. In realtà è stato possibile alla fine degli anni 90 avere elettronica che consentiva di fare qualcosa del genere, quindi è rimasto troppo. Io credo che le idee e le cose bisogna anche avere fortuna di averle al momento giusto, averle troppo tardi è sbagliato, ma averle troppo presto, non dico che sia sbagliato, ma insomma. Gli anni 70, ecco, negli anni 70 andiamo in un'epoca molto tribolata, tutti dicono il 68 e il 68, il 68 al Politecnico è stato persino bello, io lo ricordo con piacere, era un'epoca di tante idee, di tante belle cose. Il 69 è andato già molto meno bene, abbiamo avuto
la grande occupazione, quelli che sono stati veramente un disastro sono stati gli anni 60. Chi c'era si ricorda che era una cosa per cui praticamente ogni giorno uno arrivava e diceva ma chissà se entro oggi. Ricordo nel giugno del 71 abbiamo avuto praticamente un accampamento di camionette della polizia lungo tutta la via Ponzio, in cui c'era lo spazio per parcheggiare allora ancora. E vabbè, bisognava in qualche modo andare, c'era bisogno di qualche cosa per sciacquarsi la testa, per recuperare serenità. E si faceva, io però un sistema l'ho trovato ed era questo. Lunedì mattina ero tranquillo e pronto per lavorare, avevo staccato la spina e pensato, e mi ero concentrato su altro. Beh, allora dicevo, anni 70. Anni 70 accadono tante cose, erano duri per noi ma anche per gli altri, anche per la Laben. La Laben aveva una crisi di crescenza, una crisi di, beh, insomma, di demotivazione di alcuni, stava gemmando la Laben spaziale e dal laboratorio di ricerca della Laben è gemmata un'altra industria, cioè se ne sono andati quei laboratori di ricerca, hanno fatto una loro ditta, la Silena, aiutati anche da episodietti tipo quello cosiddetto della sedia gestatoria. Silvano Colombo, che era il tecnico più esperto e più capace, era lì che lavorava, e una delle tante manifestazioni in cui gli metalmeccanici dalle Innocenti scendevano lungo la via Bassini, entravano alla Laben per convincere quelli della Laben a uscire. Silvano stava lavorando su un problema particolarmente ostico, ha detto ma no, lasciatemi finire. Quelli non hanno detto né di bai, hanno preso lui la sedia, se lo sono caricate sulle spalle e l'hanno portato giù fino in via Bassini, fino a piazza Leonardo da Vinci, e lì lui ha detto va bene, non occorre che mi portate a piazza del Duomo, è sceso ed è uscito un po' dopo dalla Laben formando la Silena. La Silena era una ditta piccola ma molto dinamica e ha creato i primi analizzatori multicanali super compatti, tipo un computer di adesso. E però si è trovata la necessità di munirli anche, di collegarli con un amplificatore per le misure di energia, un cosiddetto spettroscopy amplifier, cosa che loro non avevano neanche nella tradizione della know-how Laben, e quindi sono venuti da noi. Ho lavorato intensamente con un contratto fra Silena e il Politecnico con Silvano Colombo Giardinelli. Abbiamo fatto un amplificatore da spettroscopia nuovo e soprattutto abbiamo guardato quello che facevano gli altri e cercato di fare l'equivalente, o meglio, ci siamo inventati un sistema di regolazione che è stato un asso vincente. Dovete sapere che inevitabilmente nella spettroscopia nucleare c'è una parte di elettronica attaccata al rivelatore che è raffreddata all'azoto liquido dentro un bidone di Ewell e un'altra parte che è fuori. E le due parti si parlano ma non è che siano proprio d'accordo. Bisogna trovare una certa regolazione nell'amplificatore principale, perché se non si trova questa regolazione bene, finché gli impulsi sono pochi va tutto bene, ma appena il tasso sale è un disastro, le righe si sfiancano, si confondono, non si distingue più niente. Questo è grave in tante applicazioni, perché si andava verso appunto necessità di misurare emissioni forti. In particolare un caso, e questo va citato, è quello degli ispettori della IAEA, l'agenzia. Gli ispettori devono controllare che la gente non si mette il plutonio in cantina, quindi vanno a vedere con il loro apparato, con il loro analizzatore portatile, il loro amplificatore, e il rivelatore però no, lo deve passare la lente che vanno a controllare. Devono mettere tutto in passo, guardare lo spettro e individuare le righe caratteristiche del plutonio. Peccato che queste righe sono perse in una selva di altre righe, di altri radionuclidi che ci sono, quindi la risoluzione deve essere portata al meglio. Se si riesce, il controllo si fa. Se non si riesce, l'ispettore aggeggia, non distingue le righe e dice no, non ce la faccio, chiude e torna a Vienna, poi non so, immagino che gli mandino a seguito un tecnico. Qual era il problema? Il problema era che bisognava andare a vedere nel dettaglio la codina degli impulsi. Si sarebbe dovuto avere a disposizione un qualche cosa per vedere, qui sono la base di impulsi, guardate la scala, sono 5 millivolt per divisione, ma l'impulso è alto parecchi volt, e bisognava vedere questa piccola codina qua. In realtà cosa vedeva? Vedeva questo, notate la scala, 50, cioè non vedeva un accidente. Un tecnico esperto riusciva con l'esperienza a fare l'aggiustaggio, l'ispettore IAEA non c'era speranza, e molti altri utilizzatori nelle stesse condizioni. Beh, non ho il tempo di spiegarvi come, ci siamo inventati un sistema semplice per cui non era come avere un super misuratore di forme d'onda, ma il risultato era lo stesso. Vedevamo la situazione, riuscivamo a aggiustare il tutto così, evitando codine in su e in giù ed evitando quindi di deteriorare le righe. Questa cosa è stata un asso nella mano della Silena. La Silena ha tagliato fuori da un bel numero di gare i concorrenti anche americani, perché offriva una cosa che gli altri non avevano. Vabbè, dall'elettronica nucleare all'inizio degli anni 70
cominciamo a fare altro. In particolare, sotto la spinta, direi, principale di Emilio, cominciamo a interessarci di semiconduttori e di modi di studiare e caratterizzare i dispositivi a semiconduttori. Non ne sapevamo niente, ma direi che la ginnastica fatta con l'elettronica nucleare ci poneva in buona posizione, perché eravamo costituzionalmente abituati a essere agili e a cercare di capire problemi nuovi. E quello che è saltato fuori è che l'analizzatore multicanali pensato per l'elettronica nucleare era una risorsa, perché sapendo com'era la sua struttura, pur essendo un oggetto sostanzialmente qui ho un paio di fotografie, uno degli anni 60, un grosso cassone, uno degli anni 70, un po' di meno, era un oggetto sostanzialmente numerico con un bel convertitore analogico numerico di precisione, di estrema precisione. I convertitori analogico numerici che adoperano tutti adesso, nessuno se lo ricorda più, sono nati nell'elettronica nucleare, per il semplice motivo che nell'elettronica nucleare è stato il primo caso in cui bisognava processare migliaia e milioni di informazioni per secondo e quindi era necessario averli. Beh, sono un oggetto semplice, con poche funzioni digitali, ma accurato e veloce. Quindi si poteva, sapendo com'erano e sapendo cosa aggiungere, come interagire con l'interno, fare degli apparati che in tempo reale realizzavano e controllavano sistemi di misura. Vi do un paio di esempi, ce ne sarebbero di più, ma non possiamo divergere. Uno era per la misurare gli andamenti della capacità di semiconduttori, sia in funzione della polarizzazione, della tensione applicata, sia del tempo. Immaginate di avere qui appunto l'analizzatore multicanali, ci mettiamo insieme, voi vedete due blocchi, in realtà questi due blocchi sono un anno di lavoro e ognuno di questi dentro ha una struttura di circuiti abbastanza complessa. Cosa facevano? Vedete un transitorio in cui sostanzialmente si misurava come variava la capacità. Qui è una cosa diciamo domestica e su 15 secondi una cosa di questo genere si faceva anche con un misuratore commerciale di capacità, anche se per la verità meno puliti. Ma quello che non si faceva e che potevamo fare noi invece era quello che vedete sotto, una espansione, uno zoom, per cui i primi 10 millisecondi della curva, questa puntina qui, potevano essere espansi così ed espansi per 10 in scala verticale e non era finita, potevamo ancora espanderli per un altro fattore 10 e con questo si riusciva a trarre delle informazioni sulla struttura MOS in questione, altrimenti non arrivabili. Abbiamo supportato i colleghi di Bologna in un lavoro di questo genere e abbiamo avuto altre interazioni. Per quanto riguarda le curve di capacità in funzione della tensione, vi faccio solo vedere una cosa. In questo apparato, quello che vi ho mostrato, si poteva anche direttamente con una tecnica di modulazione della polarizzazione fare direttamente la misura della derivata della capacità. Uno dice, che me ne importa, tanto faccio il grafico della capacità, poi la derivata me la calcolo punto per punto. Per motivi però concettuali di come viene trattato il rumore, c'è una bella differenza fra queste due cose. Qui avete una foto del display in cui c'è una curva di capacità in funzione della tensione e la curva della derivata, vedete qui c'è la pendenza più alta, il picco. Bene, la derivata in questione misurata direttamente è un conto, misurata per differenziazione a numerica della curva, si trova, ma fa obiettivamente abbastanza pena e il rilevamento del profilo di drogatura è corrispondentemente meno significativo e meno pulito. E in questa direzione siamo anche riusciti nei primi anni 70 a creare il primo amplificatore lock-in che processava completamente digitalmente i segnali, sempre mettendo dentro la scatola rossa un analizzatore multicanali e complementandolo con un po' di elettronica pensata fuori. Questo è stato fatto nell'inizio degli anni 70, i primi amplificatori lock-in a processamento digitale di segnali molto più flessibile e migliore, si capisce, sono nati quando sono nati i circuiti digital signal processing, il che vuol dire primi anni 90, eravamo un bel po' prima. E ci si riusciva a fare lavori di spettroscopia, qui non sto neanche a commentarvi, sono rilevamenti di spettri in funzione della lunghezza d'onda e anche di derivata degli spettri, ai chimici piace molto lavorare con la spettroscopia derivata. Bene. Parliamo di rivelazione di singoli fotoni. Devo tornare un momentino indietro, devo tornare alla nostra tesi di laurea. I fotonamplificatori sono uno strumento meraviglioso, sono stati inventati negli anni 30 in America, nei laboratori dell'RCA, da un americano che però era un russo sostanzialmente, Surikin. E sono oggetti meravigliosi che hanno consentito allora di vedere e misurare degli impulsi di luce altrimenti assolutamente non trattabili.
Si sapeva anche, si sapeva abbastanza vagamente, con certezza ma vagamente, che ci si poteva rivelare i singoli fotoni, però in pratica pochi erano capaci di farlo in giro per il mondo e nessuno in Italia. Nel 61 Gatti prende in tesi di laurea Mario Bertolaccini e me, perché per un lavoro che aveva fatto prima di discriminazione fra raggi gamma ed N dei rivelatori, era utile rilevare bene l'andamento delle scintillazioni dei cristalli. Per questo veniva buono la rivelazione dei singoli fotoni, quindi i due laureandi devono, uno, capire come effettivamente si fa a rivelare i singoli fotoni, e due, utilizzare questo per rilevare le forme d'onda delle scintillazioni. Ricordate il tema in particolare della mia tesi di laurea? Beh, è stata un'avventura. I primi tre mesi sono stati da suicidio, perché sostanzialmente non siamo riusciti a divincolarsi fra una serie di technicalities, piccole scariche. I fotonotificatori hanno 2-3 mila volt dentro, se uno non ha lo zoccolo della qualità buona e la filatura della qualità buona, viene ucciso da piccole cose. Poi però è stato un fiume di dati che hanno entusiasmato noi e anche Gatti, e ci siamo trovati, i due pivelli, a essere gli esperti italiani della rivelazione di singoli fotoni. Abbiamo dato consulenze oltre che al CISE anche altri. Tengo a precisare che l'idea vincente, dopo superate le difficoltà le technicalities, è stata ancora una volta Emilio Gatti, che ha detto: ma perché cerchiamo di rivelare i singoli fotoni illuminando con continuità il catodo? Lo illuminiamo a impulsi e facciamo la misura in sincronia con gli impulsi, così è molto meno probabile che di vedere artefatti che non siano effettivamente singoli fotoni. E con questo abbiamo fatto il lavoro, che è stato un riferimento, anche se per la verità, tornando indietro, avremmo dovuto pubblicarlo su una rivista di maggiore circolazione, che non è, comunque è stato abbastanza conosciuto anche così. Un problema che ci è stato portato immediatamente è stato che era interessante rivelare i singoli fotoni anche in stato solido, in fisica dello stato solido, però c'era un particolare, dovevano essere infrarossi, perché per i centri di colore, peraltro, l'emissione era oltre un micron. Per gli infrarossi era difficile, perché si dovevano operare dei fotomoltiplicatori con un catodo speciale, che era un disastro di rumore. Insomma, ci abbiamo lavorato, siamo riusciti a farlo, siamo riusciti a mostrare, e qui una serie di rilevamenti fatti a scopo dimostrativo, per far vedere che un certo centro di colore nei cristalli di cloruro di potassio era effettivamente con un semplice andamento esponenziale, crescendo via via il tempo si migliorava il rapporto segnale rumore, è quello che si vede nella curva più alta, è che si riusciva a seguire questo decadimento, è un grafico logaritmico, per fino all'1 per 10.000, credo, 1, 2, no, l'1 per 1.000 del fondo. E siamo stati invitati a fare un articolo di rassegna su questo, su una rivista specializzata, è costata una gran fatica, ma è stata una bella soddisfazione. E qui devo dire qualche cosa su quello che è venuto dopo, e devo prima di tutto dire che questo che è venuto dopo, che sono state applicazioni di singoli fotoni in quelle che oggi si chiamerebbero life sciences, cioè in questioni che hanno a che fare con la biologia e medicina, è merito di un'altra persona. Io non ci sarei mai arrivato. La persona è il professor Giovanni Prenna, che purtroppo se l'è portato via un tumore molto presto, nel 77. Bene, Prenna a Pavia guardava molto avanti, era una persona con una formazione da medico, ma con un gran senso quantitativo, un grande intuito, raro, e che aveva capito che valeva la pena andare a lavorare su fluorescenze di singole cellule, e per questo era riuscito, interagendo con le grandi ditte Zeiss e Leitz, anzi mettendole in gara, a farsi fare un ottimo spettrografo, con un microscopio, un apparato dispersivo, eccetera, che era veramente una bella macchina. La macchina ottico-meccanica era bella, l'elettronica faceva pena, perché era semplicemente un fotomoltiplicatore che guardava l'uscita dallo spettrometro e faceva le foto sull'oscillografo, praticamente non è che aveva nulla. A un congresso Giovanni Prenna parla con dei russi di Leningrado, allora si chiamava così, che avevano realizzato qualcosa, singoli fotoni, e gli chiede: ma non potremmo instaurare una collaborazione? Quelli lo guardano e dicono: sì, potremmo, ma perché non prova ad andare a Milano da Cova? E così un bel giorno mica tanto, perché sono arrivati nel mezzo di un appello d'esami con tutto il tumulto che potete immaginare, Giovanni Prenna e il suo aiuto Mazzini, che ho visto prima, che è in quest'aula, arrivano da noi. Beh, insomma, siamo andati a Pavia, ho visto che sostanzialmente c'era possibilità, e a partire dal microspettrofluorometro, immaginatelo dentro quel quadrato, e utilizzando ancora una volta un analizzatore multicanali e aggiungendo un po' di altri blocchi elettronici, abbiamo creato un microspettrofluorometro digitale con cui si riusciva a fare
molto bene gli spettri che desiderava Prenna e si riusciva anche a seguire i transitori di fotodecomposizione delle cellule che avevano anche loro un interesse diretto. Questi sono solo foto del display, ma qui erano dati digitali, cioè questi che voi vedete erano una serie di dati in una memoria che potevano essere poi tirati fuori, elaborati e potevano comunque essere migliorati andando a mediare su più e più misure. Prenna era entusiasta, era una natura entusiasta, ma entusiasta anche dei risultati, e mi ha trascinato letteralmente per la cavezza al congresso mondiale del settore, il congresso di citochimica e istochimica. Perché dico trascinato? Perché era il 20 di agosto, mi ha trascinato fino in Giappone il 20 di agosto, è stata una bella soddisfazione. Poi c'è stato un congresso, un workshop, come si dice oggi, specializzato a Lisbona, organizzato dall'Istituto Nazionale Portoghese dei Tumori, e collegato a questo un giornale inglese importante ci ha chiesto di fare dei lavori invitati che abbiamo fatto e che sono stati notevolmente di notevole risonanza. Prenna, come dico, era attivissimo e mi dice: ma senti, ma è possibile che non riesca ad operare anche dei laser? Perché si potrebbe anche eccitare le cellule in via impulsata e fare decadimenti luminosi. E ho detto: beh, fammi provare. E siamo stati fortunati, perché in quell'epoca un'altra persona che purtroppo non c'è più, il mio compagno di università, amico e collega attivo nel laboratorio, nel centro laser, Carlo Sacchi, stava proprio in quel momento cercando di lavorare con il primo laser impulsato rapido per quei tempi, perché in realtà aveva circa un mezzo nanosecondo di durata dell'impulso e produceva degli impulsi anche con lunghezze d'onda regolabili, perché a sua volta pompava un laser a coloranti. Vado da Carlo, che si dimostra nettamente interessato, insomma, totale, ci lavoriamo un po' e mettiamo insieme un apparato in cui, usando il microscopio di Prenna, usando il laser di Carlo, messo a punto da Carlo, usando un oscillografo campionatore, perché con un oscillografo normale non si ricava nulla, riusciamo a tirare fuori i primi decadimenti. Era una dimostrazione di fattibilità, cioè si vedevano i decadimenti fluorescenti. Grande entusiasmo. Portiamo, e grande fortuna anche che proprio in quel momento viene fatta una conferenza internazionale, come vedete dal titolo, dedicata a queste cose. Andiamo a presentarlo a Lisbona. Per favore notate le date, sono importanti. 18-24 aprile 1974, è stato importante per vari versi. Ma intanto è stato importante per me, perché ho conosciuto durante la conferenza una persona che era un neoassunto dell'Istituto Nazionale Portoghese di Tumori, una giovane chimico che è mia moglie Isabel. E quindi direi che già quello per me è importante. Ma non è quello il punto. Il 24 aprile 74 il congresso finiva tardi, quindi tutti si sono fermati a Lisbona. E cos'è successo nella notte dal 24 al 25? È successa la rivoluzione dei garofani. I congressisti si sono svegliati e chi è andato all'aeroporto ha trovato un soldato che gli ha detto: aeroporto in Serrado, anda, anda. E quindi siamo rimasti a Lisbona per un po' di giorni. Poi è andato tutto bene, è stato anche interessante, è stato molto interessante, perché, insomma, ragazzi, era proprio vero che gli autoblind degli militari si fermavano al semaforo rosso, ce n'era uno proprio sotto il nostro albergo, era regolare, non per combinazione. Quindi è stato interessante vederla. E poi c'è stata anche un'altra grande soddisfazione: eravamo a metà degli anni 70, si lavorava, come avete visto, però l'atmosfera era quella che vi avevo detto, e capitava spesso di avere da parlare con studenti, con gruppettari. Non potete immaginare la soddisfazione di quando veniva il discorso, non portato da me, sulla rivoluzione portoghese, perché è stato estremamente popolare in quel momento, era un esempio, nessuno si era mai neanche accorto che il Portogallo esistesse, a questo punto ne parlavano tutti, no? Durante la discussione a un certo punto la soddisfazione di dire: sì, va bene, d'accordo, scusa, ma tu il 25 aprile dove eri? Dice: va a Milano. Dico: beh, io ero a Lisbona. Insomma, ci rimanevano proprio male. E vabbè. Allora, si era fatta la dimostrazione di fattibilità, non bastava, bisognava cercare di farle poi con il decadimento, e abbiamo lavorato per sostituire all'oscillografo un apparato per misura di forme d'onda. Abbiamo lavorato, vuol dire abbiamo lavorato io e Antonio Longoni, con ancora i tecnici che ho nominato prima, e abbiamo realizzato questo averager di forme d'onda, che era fatto a partire da un oscillografo campionatore esistente, un analizzatore esistente e un bel po' d'altra roba, e permetteva di fare queste curve di decadimento con precisione. E su questo Prenna, con Giovanni Bottiroli e con il gruppo Laser, Alessandro Andreoni, con Carlo Sacchi e con Orazio Svelta, hanno fatto parecchio lavoro significativo.
E a questo punto arriviamo a quello che normalmente la gente ha presente quando parla di me, cioè i diodi a valanga a singoli fotoni, che sono in sé un percorso. Cerco di ripercorrerlo brevemente semplificando, anche perché è più vicino, quindi un po' di cose si sanno più facilmente. C'è un prologo. Il prologo comincia negli anni 60, perché negli anni 60 c'è tanta speranza di utilizzare bene la valanga dei semiconduttori. Tenete presente che negli anni 60 i dispositivi erano ben lontani dalle velocità che hanno adesso. C'era molta speranza di utilizzare la valanga come mezzo per oscillare a microonde, per amplificare a alta velocità. E parecchi ci lavorano, a cominciare dal laboratorio di Shockley, l'Università di Berkeley, l'RCA in Canada, tanti. E noi niente, facevamo altro, non, sì e no sapevamo che esisteva. Nel 71 c'è la prima conferenza europea sui dispositivi elettronici. Ci andiamo io e Gatti per imparare, per vedere. Gli italiani erano tre, io, Gatti e Paolo Antonietti di Genova, che peraltro tornava da un soggiorno di un anno a Berkeley in cui aveva lavorato su quelli che lui chiamava miniature avalanche diode. Ne parla e nomina il fatto che possono anche vedere singoli fotoni. Ne discutiamo un po', ci capiamo, non ci capiamo, avevamo due affermazioni completamente diverse, probabilmente noi non eravamo in grado di capire bene cose di dispositivi che diceva lui non capiva cose di strumentazione, è rimasta lì. Nel 75 Antonietti ci ripensa, aveva ancora un po' di campioni, viene da noi dicendo, ma sentite, ma è possibile che non riusciamo a farci qualche cosa di utile? Erano questi oggettini interessanti, ma non ci si faceva niente di pratico. Non si faceva niente di pratico per numerosi motivi, non solo perché erano piccolissimi, aree sensibili di pochi micron, ma anche perché sostanzialmente non si riusciva a farli funzionare in maniera regolare con il rozzo circuito, ne parliamo fra poco, che si adoperava. In una discussione, anche direi a seguito di un'osservazione di Emilio Gatti, a me si accende una lampadina e mi viene in mente che si può fare quello che poi abbiamo chiamato, dopo, allora non gli avevo neanche dato un nome, l'active quenching circuit. Si vede che si può adoperare il dispositivo bene. Nel 75 lo presentiamo al congresso di ISPRA di Nuclear Electronics e la cosa finisce lì per il momento, perché accadono tante altre cose, incluso il fatto che io per un anno me ne vado a Bari e avvengono altre cose. Nell'80 cerco di riprendere la cosa, perché era un peccato averlo lasciato così. E capita la cosa fortunata che nel frattempo i laser, il laboratorio laser era in grado di produrre degli impulsi migliori. In particolare c'era un laser che era sceso a 220 picosecondi. Ci lavoriamo con Alessandro Andreoni, metto in funzione il diodo e un apparato e si vede che troviamo 220 picosecondi. Traduzione, il diodo ha una capacità molto migliore di 220 picosecondi. Sandra si entusiasma, ramazza in qualche modo un laser totalmente inaffidabile che richiedeva massaggi a cuore aperto continui, ma che dava 150 picosecondi. Il diodo dice che sono ancora 150. A questo punto ricaviamo un po' di misure e scriviamo un articolo che ha fatto epoca in cui dicevamo si va verso i picosecondi, perché pensavamo di andarci. Poco dopo, un anno circa, Aldo Cubeddo comincia a lavorare con i diodi in modo locking, si hanno impulsi da qualche picosecondo e beh sì, finalmente si vede, beh no, si indovina perché è ripreso dall'articolo iniziale, vediamo 70 picosecondi di dispersione, in realtà poi sappiamo che i diodi potevano fare molto meglio, siamo arrivati a meno di 20, ma comunque 70 era meglio di qualunque altra cosa ottenuto con qualunque altro rivelatore, tanto che presentiamo la cosa a un congresso europeo per i fenomeni a picosecondi e su un numero speciale del Journal of Quantum Electronics, ecco qui la bibliografia, sui dedicati ai fenomeni a picosecondi e l'oggetto viene impiegato appunto dai colleghi del centro laser per vedere fluorescenze. Qui c'è un esempio di decadimento della rodamina, vedono altre cose interessanti e ci fanno del bel lavoro. Noi cominciamo a lavorare, noi in particolare l'elettronica, su varie applicazioni. Vi faccio solo un esempio e rapidamente perché il tempo corre e devo arrivare verso la conclusione. Di riflettometria nel tempo in fibre, che è una specie di radar ottico, si lancia un impulso lungo la fibra, le irregolarità fanno un eco che torna indietro, misurando il tempo di arrivo dell'eco si sa quanto distante è l'irregolarità. Beh, riusciamo a fare quello che si fa con mezzi meglio stabiliti e collaudati, ma riusciamo anche a fare molto meglio. Vedete, questo doppietto qua sono un aggiunto fra due fibre con 6 cm di distanza una dall'altra all'inizio del tratto.
era assolutamente indistinguibile con i mezzi che c'erano diversi e lavoriamo in collaborazione anche con un gruppo di Bell Laboratories che si entusiasmano e ci dicono, ah bello, però i diodi al silicio che voi avete possiamo vedere al massimo le fibre in prima finestra, adesso si va in seconda e terza, perché non proviamo con i nostri diodi dei Bell che sono stati recentemente, erano stati appena introdotti, noi diciamo bene, però dovremmo lavorarci un po' perché non è immediato, non mettiamo il diodo e funziona, bisogna studiarli apposta. Bene, bene, la mattina in cui dovevamo partire con i diodi, il Barry Levin, il capo del reparto, ci si presenta con un muso lungo così, dice no, la direzione ha detto che questi diodi sono strategici ed è Bell Laboratories, non escono, mi spiace, non dipende da me. E la cosa è rimasta lì per il momento. Dopodiché lavoriamo via via cercando di capire come migliorare, perché fino allora i dispositivi erano quello che erano stati fatti in California, riusciamo a riprodurli appoggiandosi su un laboratorio CNR di Bologna, il LAMEL CNR, con pena, perché il LAMEL CNR era una struttura abbastanza buona, ma con grossi problemi di tutti i generi, a parte l'epoca che non era buona neanche a Bologna, ma era alloggiato in un palazzo del 600 nel centro di Bologna. Ora capite che una linea di produzione di semiconduttori in un palazzo del 600 non è il massimo. Oltretutto le ASL, o come si chiamavano loro, ogni tanto facevano interrompere per motivi di sicurezza, insomma è stato... E abbiamo studiato quindi su questi diodi semplici, di cui la struttura è semplicemente, proprio semplicissima, non sto a descriverla, per chi se ne intende lo vede immediatamente, e cerchiamo di capire perché nella misura di tempo c'era un bel picco stretto, quello di cui ho parlato prima, ma c'era anche una lunga coda più lenta, che via via diventava più pesante, via via che la lunghezza d'onda della luce diventava più alta. Beh, ci lavoriamo con Giancarlo Ripamonti, troviamo facilmente che il motivo qualitativo, che c'erano un po' di fotoni che arrivavano nel posto giusto, nel campo alto, e un po' di altri che finivano invece assorbiti nella zona neutra e se ne andavano a spasso per un po' per diffusione. Troviamo facilmente la cosa qualitativamente parlando, è un lavoro incredibile fatto con un calcolatore che era un PDP 1123, oggi sarebbe, bah, credo, una pena giudiziaria dare a uno che si è abituato con i calcolatori attuali da lavorare con quel calcolatore lì. Giancarlo fa dei piccoli miracoli e riusciamo a prevedere bene come vanno le cose in funzione della lunghezza d'onda e anche in funzione della struttura. Ci simuliamo una struttura epitassiale che rimediava la cosa. Si trattava di fare una struttura epitassiale. Beh, il lame l'epitassia non ce l'aveva. Proviamo a comparare le fette epitassiali. La prima risposta è: quante centinaia ne volete? No, centinaia, vogliamo 10 se va bene. Troviamo alla fine la Komatsu, mi ricordo benissimo, che ha detto: ah, 10 sole, va bene, ve le possiamo dare fra 18 mesi. A questo punto è evidente una cosa, mi faccio prestare uno slogan da Bill Clinton, ricordate lo slogan con cui Bill Clinton ha vinto le sue prime elezioni? It's the economy, stupid. Adattato è is the technology stupid, se non troviamo quella siamo freschi. Vado con cappello in mano alla ST di Cornaredo, perché sapevamo che era che aveva degli impianti più flessibili, a parte la mentalità delle persone che c'erano, avevano una epitassia come serviva a noi. Bruno Murari mi combina un incontro con lui stesso, con Bertotti, con Mastro Matteo, e per spiegargli perché le volevamo. Lo spieghiamo, mi fanno un sacco di domande e Bertotti mi fa alla fine: sì sì, possiamo farvi qualche fetta, ma non vi piacerebbe provare a fare qualche dispositivo da noi? Io a momenti svenivo, ho detto, non sono stato quasi capace di dire di sì, ma l'abbiamo fatto e sono stato ancora una volta fortunato, perché a quell'epoca mi era entrato in tesi un laureando di eccezionale qualità, Massimo Ghioni. Io a Massimo ho detto: Massimo, tu ti trasferisci alla ST di Cornaredo, dormi lì, mangi lì, pensi lì e fai solo quello. E nell'arco di un anno abbiamo fatto due generazioni di dispositivi. La prima, che era semplicemente, era un'epitassia con una struttura pure migliorata, non posso entrare in dettagli, e un'altra che era una doppia epitassia senza l'anello di guardia diffusa, con una serie di altre cose. Ricordo che una di queste cose mi è venuta in mente una sera che rientravo in automobile la domenica sera lungo l'autostrada, sapete, si riesce a pensare, e l'ho telefonata alle 10 di sera a casa di Massimo, che non mi ha neanche mandato a quel paese. Vabbè, l'abbiamo fatta e il risultato è stato
sconvolgentemente meglio. Oh, guardate, le curve vi sembrano uguali a quelle prima, qui sono alcuni nanosecondi e prima erano un centinaio di nanosecondi, cioè le code sono state tagliate e ridotte, oltre che essere migliorata la risoluzione del picco. Ecco, qui sono alcune foto dei primi chip fatti, sono foto a cui sono affezionato, anche perché sono carine. Chi le ha fatte non so neanche più dove sia, era un dottorando di Friburgo che è andato poi a finire a Edimburgo, all'area Tuat, Thomas Lewis, bravissimo, le ha fatte con un microscopio interferometrico, credo, e questi colori vengono fuori così dal microscopio, ma direi che sono decorativi. Vedete un chip, vedete un ingrandimento di un angolo e vedete l'ingrandimento di questo dispositivo e di questo. Bene, a questo punto siamo in condizioni anche di farci i nostri dispositivi e di capirci qualcosa di più. E si comincia via via a volere capire meglio la fisica del dispositivo. In particolare, cos'è che limitava la precisione del timing? E qui quello che vediamo è che la cosa non è banale, è un jitter. Beh, in realtà non vedevamo cose di questo. Questo è un oscillografo di oggi che mostra che il jitter lungo la forma d'onda, la dispersione, cresce via via che la forma d'onda sale, cosa diversa dalle normali situazioni. Bene, ci lavorano un gruppetto di giovani dalle nostre parti, il motore di questo lavoro qui è Andrea Lacaita, ci lavorano Mastrapasqua che adesso è da qualche parte negli Stati Uniti, no? Ghioni, insomma, totale, si capisce qual è il meccanismo. Il meccanismo è che non c'è una semplice diffusione laterale, ma una diffusione spinta dalla moltiplicazione. E c'è anche il fatto che la valanga emette dei fotoni che vengono riassorbiti. Il tutto si combina in maniera che dipende dalla struttura, ma giustifica quello che noi vediamo come dispersione e indica cosa fare per migliorarla. Un'altra cosa su cui si è lavorato tantissimo e si lavora tuttora è migliorare il rumore del dispositivo. Il rumore del dispositivo nasce perché oltre ai fotoni, i portatori che fanno partire gli impulsi nascono anche per conto proprio e quindi danno solo fastidio. Nascono per effetto termico e per effetto tunnel. E l'effetto tunnel è maledettamente dipendente come intensità, da che centri ci sono e da che intensità di campo elettrico. E con del gran bel lavoro fatto in anni più recenti, è curato da Massimo Ghioni, da Gulinatti, da REC, da altri, da tutto il nostro gruppo, direi, si è trovato la maniera di migliorare grandemente le cose, cioè fare in modo che il rumore sia più basso, vedete qui sono curve in funzione della temperatura, e cada molto più rapidamente raffreddando, cioè raffreddando il dispositivo con la struttura migliorata si migliora molto meglio. C'è anche il fenomeno di after pulsing, ahimè caratteristico di questi oggetti, cioè di tutti i portatori della valanga, che sono milioni e milioni, qualcuno rimane intrappolato in degli stati profondi che maledettamente lo rilasciano un po' dopo, quindi si creano degli impulsi spuri di nessun significato e di molto disturbo correlati agli eventi veri. E non ce ne erano già accorti anche altri, però quelle che abbiamo fatto noi è stato capire meglio come veniva il fenomeno e come si riusciva anche a caratterizzarlo, cioè vedere queste vite medie. Abbiamo trovato un sistema semplice e questo è l'articolo che lo descrive ed è tuttora un riferimento. SPAD per l'infrarosso, vi ho detto prima come eravamo rimasti ai bel. Beh, la cosa interessava mica solo per quello, ma per tante cose. E nell'infrarosso, per photon counting, sostanzialmente non ci si andava con delle efficienze assolutamente misere. Quindi era una cosa interessante. Abbiamo cercato di andare in quella direzione. Il silicio non va bene, dopo un micro non è trasparente, ci vogliono altri materiali, cioè germanio o semiconduttori composti. Come si fa ad averli? Mica facile. Proviamo a interessare l'Oxelta. Allora c'era l'Oxelta a Torino che aveva delle attrezzature fantastiche per fare i composti. Ci dicono, ma tanto in comunicazioni in questo momento non ne abbiamo bisogno, niente. No. A questo punto cerchiamo di comperarceli. Salto i dettagli su come sia piacevole interagire per telefono con un laboratorio giapponese per farsi dare dei campioni adatti. Salto la descrizione di come sono i rappresentanti di questi che vendono i dispositivi in Italia. Una volta un ragazzo dei nostri, dopo una di queste conversazioni, ha detto: mi sembra che questi siano un po' ladri. Io ho detto: no, ti sbagli, non sono un po' ladri, sono molto ladri. Compriamo comunque questi dispositivi e per la verità riusciamo anche a stabilire una buona collaborazione con due laboratori, con un laboratorio in Pennsylvania dell'AGG, in cui è stato così. Io ho telefonato un dirigente e gli ho chiesto se erano interessati. Questo era più aperto del solito, mi ha detto ma venga qui a trovarmi e vediamo. Insomma, abbiamo fatto un po' di cose insieme e per i 3-5 invece con un laboratorio con cui eravamo già in contatto, con la RCA
di Montreal, un laboratorio in cui agivano delle persone veramente di rilievo dal punto di vista scientifico. Questi sono i due lavori di riferimento di questo periodo, in cui il motore è stato ancora una volta Andrea Lacaita, che tuttora sono i riferimenti. Praticamente in questi lavori si è mostrato che A, era veramente possibile, non episodicamente, ma sistematicamente adoperare il germanio e il silicio per rilevare singoli fotoni, e che cosa ci se ne poteva cavare. Sostanzialmente si è visto che era necessario raffreddarli, e questo non era una sorpresa, ma si è visto anche quanto, che occorreva cercare di tenere giù i campi elettrici perché sennò si veniva uccisi, e che c'erano degli effetti di traffic after pulse micidiali, per cui era necessario lavorare polarizzando il rivelatore solo dove occorreva, cioè in gated, cioè come si dice, in coincidenza. Bene, valeva la pena? Eh sì che valeva la pena, perché se guardate qui, vedete che queste sono in scala logaritmica delle curve di efficienza quantica. Il migliore e più costoso fotomoltiplicatore esistente arriva sì e no all'1% e altri inconvenienti. Qui siamo nell'ordine del 10-20%, cioè si è un ordine di grandezza almeno sopra. Inoltre, lavorandoci bene, e questa è una curva ottenuta dal nostro laboratorio con del gran bel lavoro da parte di Alberto Tosi, Franco Zappa e altri che non sto a nominare tutti, si vede che sostanzialmente si hanno delle precisioni di poche decine di picosecondi, come interesse per varie applicazioni. Quindi vale la pena anche andarsi a infilare, non ve la commento, questa è una struttura di uno dei dispositivi ed è a dir poco un tantino complicata. E stiamo adesso in questa fase affrontando il problema di fare qualche cosa con una collaborazione che troviamo molto distante da Milano, purtroppo. Ma comunque speriamo che funzioni. Lasciatemi dire qualche cosa sui circuiti, che sono stati il punto di partenza, è un asset strategico, una risorsa strategica. Quello che facevano i vari laboratori prima era piazzare una grossa resistenza in modo che quando partiva la valanga il drop sulla resistenza spegneva la valanga, arrivederci e grazie, con il che non si faceva niente, perché si era limitati ad andare a bassi tassi di conteggio perché c'era un tempo morto lungo e variabile, quindi bassa tasso di conteggio, limite enorme, il timing dei fotoni faceva schifo perché appena il tasso andava su e l'uscita non era neanche standard. Col circuito di spegnimento attivo, che consisteva semplicemente nel fare questo, semplicemente in linea di principio, nel vedere con l'elettronica la salita della valanga e reagire con un circuito elettronico che bram, chiudeva giù la valanga stessa e la riportava poi bruscamente la tensione al posto giusto, si otteneva sostanzialmente di poter adoperare il rivelatore. Si aveva un bel tempo morto definito, breve, riproducibile, si andava anche a altissimi tassi di conteggio e si faceva timing dei fotoni bene e si aveva una uscita standard. Circuiti attivi e passivi, che fra l'altro è una terminologia che abbiamo introdotto noi dopo un bel po' di anni, su circuiti attivi e passivi si vedevano in giro in letteratura, cominciavano ad esserci dei lavori abbastanza estesi a metà degli anni 90, la cosa pigliava interesse, si dicevano cose belle e ben fatte, cose meno belle e meno ben fatte, si dicevano anche delle stupidaggini. A questo punto abbiamo preso il coraggio delle mani e fatto un articolo di rassegna su diodi e circuiti, il perché, il per come e il che cosa. Beh, questo articolo qua attualmente ha avuto più di 300 citazioni e ogni anno ce ne sono 30-35, perché evidentemente lo sforzo di review, di tutorial che abbiamo fatto è servito al laboratorio di Vienna di Zeilinger, dove lavoro su Quantum Information, quando gli ho suggerito una volta potreste adoperarlo, vi può essere utile, fa ma che mi dici, lo diamo ai dottorandi quando entrano in tesi come prima cosa da leggere, quindi la cosa è abbastanza soddisfacente. Evoluzione, siamo partiti da circuiti di IoT Quenci che erano in un modulo NIM, quindi grossi come un grosso libro, negli anni 90 eravamo arrivati alla divisione della carta di credito e poi siamo arrivati a farli integrati, e su questo il motore dell'evoluzione verso l'integrato è stato indubbiamente Franco Zappa, che con una fiducia degna in una prima fase di miglior causa ha cercato di realizzare degli integrati a partire dall'epoca in cui la tecnologia non lo consentiva, e infatti lui i primi che ha fatto erano con una parte integrata per quanto consentito, aggiungendo un po' di pezzi fuori per quelli che dovevano portare alte tensioni. Però è successo che la realtà va avanti e oltre che ad operare gli integrati per fare circuiti da calcolatori sono diventati necessari circuiti per le automobili, per i controlli, e per questi circuiti ci vuole logica, ma ci vogliono anche degli attuatori, delle tensioni alte, e fortunatamente per noi quello che ci vuole per fare degli impulsi alti per l'automobile
condiziona la tecnologia in maniera favorevole anche per fare degli spazi. E quindi è stato possibile, da un certo punto in poi, neanche tanto tempo fa, direi una decina d'anni, di infilare un circuito completo di active quench nella tecnologia e anche addirittura degli SPAD. Degli SPAD funzionanti bene, un po' meno bene che non con una tecnologia divisata apposta per loro, ma comunque più che competitivi. Applicazioni. Noi abbiamo fatto come politica sempre il tentativo di seguire direttamente gli oggetti che facciamo, cioè quando c'era un problema per cui gli SPAD erano interessanti, cercavamo di collaborare direttamente al problema. Abbiamo lavorato parecchio con l'Ente Europeo di Astronomia. Quello non è una foto di Darth Vader dalle Guerre Stellari, ma è uno dei duomi dell'osservatorio VLT in Cile. E sono sei duomi collegati fra loro in interferometria, e per loro abbiamo fatto, non ho modo di descriverlo, sostanzialmente l'organo di testa per l'ottica adattiva, quel qualcosa che guarda l'immagine di una stella che se ne va a spasso perché l'atmosfera rifrange ed è come un fiume e vede dove si è spostata e dice a un servomeccanismo come correggere con l'ottica e riportare l'immagine della stella in centro, rimuovendo quindi tutto il quadro. E questo è il rivelatore a quadranti adatto a questo scopo, su cui non ho tempo di dire altro. Vorrei fare un rapido accenno a altre applicazioni. Direi due che cito proprio perché, una perché è di gran moda. La crittografia quantistica piace a un sacco di gente. Si fanno progetti europei, ci sono iniziative. Quando si fa un progetto europeo, come l'ultimo cui avevo partecipato, vanno in stato eccitato un sacco di persone. Mi hanno telefonato chiedendo: ma è vero che voi combattete Echelon? Echelon è quel sistema di intercettazione americano, e vi ho detto: no, non è vero, facciamo delle cose che forse in un'altra epoca ci rimanevano male. Dunque, per la crittografia quantistica si codificano gli uni e gli zeri con uno stato di polarizzazione dei fotoni e noi facciamo dei rivelatori di singoli fotoni e quindi abbiamo dato un buon contributo, ricavandone anche delle pubblicazioni. Un'altra cosa attuale, anche se meno popolare, è il fatto che con i circuiti a grande scala di integrazione, in cui i componenti diventano sempre più piccoli, sempre maggiori, non è che si può pensare di andare a mettere le punte della sonda e a misurare gli impulsi dentro. E quindi si deve cercare di fare altro. E una delle cose che si possono fare è sfruttare il fatto che un transistore mini di questi circuiti, quando commuta, emette un lampetto di luce. Un lampetto di luce piccolissimo, quindi ci vuole un rivelatore sensibile. Colpa mia. Questi rivelatori li facciamo e abbiamo lavorato in collaborazione col centro IBM di ricerca che ha ideato che si è fatto venire in mente per primi questa applicazione. Ci siamo detti varie volte anche con Andrea Lacaita, che ha studiato parecchio l'emissione ottica, ma come abbiamo fatto a non farcelo venire in mente noi? Qualche volta capita di non avere l'idea opportuna al tempo giusto, ma comunque abbiamo dato un buon contributo. Ecco, qui ci impiego un minuto in più. Abbiamo una serie di applicazioni in cui abbiamo lavorato nella direzione appunto di biologia, genetica e così via. In questo campo c'è un grande interesse, nel campo di studio delle proteine, a lavorare sulle singole molecole. Perché? Perché le molecole non sono un edificio rigido, sono un edificio che cambia configurazione. Quello che fa la molecola, la sua reattività, come si comporta, dipende molto dalla configurazione. Allora, se voi fate le misure anche su un nanogrammo di sostanza, di molecole dovete milione e milione e ricavate il comportamento medio. Una maniera di vedere queste deformazioni è di avere nella molecola due centri che si trasferiscono l'uno dall'altro l'energia acquisita da un laser. Si può misurare la variazione di intensità di luce emessa, e questo lo fanno praticamente tutti, si chiama FRET. Però un ricercatore di punta in questo campo, Sunny Xi, scienziato cino-americano di Harvard, si è fatto venire un'idea brillante. Ha detto: ma è molto più sensibile alle piccole variazioni di distanza fra i due centri la vita media. E si è pensato un complicato sistema in cui, partendo da questo, se era in grado di misurare i tempi brevi di rilascio della luce dopo l'eccitazione laser, in questo caso sarebbe riuscito a ritirare fuori l'informazione della deformazione. Peccato che gli mancava la tecnologia, perché poteva comprare rivelatori che avevano efficienza quantica sufficiente, rumore sufficientemente basso, ma non la capacità di misurare i tempi glisserviano inferiori a 100 picosecondi. Questo era il punto. Sono cambiati i tempi.
quando abbiamo fatto la macchina per misurare i transitori di capacità, il direttore del reparto della RCA nel 72, che li ha visti, voleva assolutamente che stabilissimo una collaborazione, ma nel 72 per comunicare via telefono si chiamava il centralino e si aspettava. Per comunicare per iscritto si dovevano avere la firma del direttore d'istituto, la firma di un funzionario del primo piano e portare il messaggio al telex e stare attenti che venisse trascritto giusto. Per viaggiare c'erano le restrizioni valutarie, sì, si viaggiava anche, insomma, era tutta un'altra cosa. Qui siamo nel 2000, nel 2000 Sunnyx City era sul telefono e mi chiama, superando qualche difficoltà di comunicazione orale con un cino americano, capisco che cosa vuole dire, ci parliamo un po' per mail, vado a vedere nel laboratorio la situazione, mi sembra che potremmo farla, e dico sì, possiamo provare a farla. Un dottorando viene messo a lavorare su questa cosa, Ivan Rec, e a fine 2001 facciamo le prime prove e poi dopo le prime generiamo un'altra cosa, ma sostanzialmente gli abbiamo messo in mano quello che oggi nel campo si chiama tecnologia abilitante, cioè un modulo che riusciva a fare tutto. E questo ci ha portato a avere i nostri nomi anche su un articolo su Science, che è una cosa che non avrei mai pensato che potesse capitarci, e fra l'altro un articolo molto citato, attualmente è oltre le 300 citazioni. Un'altra cosa che accenno brevemente è stato, sempre nel campo del life science, cose a cui ci siamo messi sotto la spinta della collaborazione che abbiamo stabilito con Marcella Chiari, con la professoressa Marcella Chiari del CNR di Milano, che è una persona con cui mi è sembrato di ritrovare per certi versi Prenna, come slancio, come capacità, come attitudine. Abbiamo lavorato sulla separazione dei frammenti del DNA mediante elettroforesi. Qual è il punto? L'elettroforesi si adopera normalmente con il capillare di mezzo metro che consentono di fare la separazione in un'ora invece che in 12 ore come nelle tecniche normali degli ospedali. Però c'è lavoro in corso per farlo su un chip di qualche centimetro. Perché? Perché si riducono le quantità e si riducono i tempi. Ma per ridurre le quantità bisogna riconoscere la quantità che passa sotto il laser che eccita l'estremo del canale, molto piccola. E lì viene buono lo SPAD per via della sensibilità. Siamo arrivati a lavorare con quantità nel volume illuminato che corrispondevano a circa una trentina di molecole, cosa che non vi sembrerà strano visto quello che ho appena detto. Poi abbiamo anche fatto un progetto europeo in cui sostanzialmente abbiamo realizzato un sistema che analizzava un'altra cosa, i microarray. I microarray sono fatti in genetica e in biologia mettendo sostanzialmente in tanti spot ordinatamente, legando dei campioni e poi analizzando mediante la fluorescenza che si vede su questo microarray. Abbiamo fatto un rivelatore in cui c'era un array di aree sensibili coniugato uno a uno con gli spot del microarray per cercare di riconoscere sostanzialmente le allergie. E questo l'abbiamo dovuto fare utilizzando la tecnologia che, devo dire, dimenticavo di dire prima, che ho parlato degli inizi con l'AMA e il CNR. La tecnologia è un problema grosso. Quello che abbiamo ottenuto dalla ST è durato circa un anno, poi i tempi sono evoluti, gli impianti della ST sono evoluti, non è stato più possibile andare avanti. Abbiamo fatto il giro d'Europa per ritornare dove? Per ritornare a Bologna. A Bologna, allo stesso laboratorio, che però nel frattempo era stato trasferito nell'area di ricerca di Bologna, era attrezzato meglio e devo dire anche l'attitudine delle persone era più un pochino più audace, ci pigliavano anche dei rischi. In particolare vorrei riconoscere il contributo dato dal responsabile del laboratorio, Piera Maccagnani. E con questo abbiamo fatto notevoli progressi e abbiamo a disposizione, pur con tutti i limiti di una situazione di questo genere, che non è certo una voglio dire, come quella che era in ST, come rapidità di esecuzione e così via, abbiamo una tecnologia. Questa tecnologia ci consente anche di fare degli array. Degli array ci sarebbe da dire tantissimo, ma siccome sono un argomento attuale, spero che ne sentiate dire tanto dopo. Lasciatemi solo dire una cosa. Sugli array si può guardare in due direzioni. Uno, array del tipo che ho appena mostrato, in cui quello che importa è la performance soprattutto del pixel e si può accettare che i pixel non siano tanti. Ci vuole un pixel grande, ci vuole un pixel, cioè almeno 50 micro, ci vuole un pixel con basso rumore, con alta efficienza quantica e ci si contenta di avere un numero basso, qualche decina di pixel, e di non avere circuiti integrati associati al pixel, che è una bella limitazione. Però per fortuna ci sono anche possibilità di fare altro e per varie altre applicazioni, quelle sostanzialmente di tipo imaging, si può accettare di avere dei pixel meno performanti, ma se ne vogliono molti di più e ci vuole associato al pixel un po' di elettronica e questo si può fare con quelle tecnologie che vi dicevo prima.
noi le chiamiamo spesso standard CMOS, in realtà sono standard CMOS di qualità elevata, quelli che ammettono anche tensione alta. E questa è una rapida occhiata di un lavoro recente fatto da Franco Zappa insieme con dottorandi e ricercatori del nostro gruppo. Non riesco a ricordarli tutti, Tisa, Guerrieri, ma comunque questo è un lavoro. Qui vedete un pixel, cioè un elemento in cui c'è il rivelatore e parecchi elettronici, sono 100% micro, il rivelatore è 20 micro di diametro. E qui, saltando, vedete che cosa ci si fa, riproducendo la cosa in un chip in cui vengono allineati e coperti i pixel, e questa è una foto del chip, un grosso chip, grosso sullo standard microelettronico, 3x3 mm, 1024 imager. Ecco, a questo punto desidero raccontare, riassumendo, come è nata l'iniziativa che ricordavo. Allora, nell'inizio anni 2000, il Politecnico comincia a organizzarsi per prendere i brevetti. Prima era una commedia dell'orrore, perché il brevetto non si poteva prendere, perché il Politecnico non lo prendeva, però era sostanzialmente proibito al ricercatore di prenderlo per conto proprio. No, e questo era. Per fortuna c'è un'iniziativa. E quindi in questo quadro noi facciamo da pesce pilota, perché proprio a quell'epoca avevamo fatto un po' di cose che erano molto suscettibili di brevetto. Attenzione, che cos'è un brevetto? È una cosa che si fa per fare soldi, cioè o per utilizzarlo direttamente o per venderlo. E l'idea di molti professori universitari che faccio il brevetto così me lo appendo nello studio, che ho un brevetto, è un'idea stupida, non serve a niente, ci faccio un articolo che è molto meglio. Bene, depositiamo questi due brevetti, passano 3 anni, perché quello ci vuole negli Stati Uniti, in Europa ci vuole anche di più, ok, ci convalidano i brevetti. A questo punto il servizio di trasferimento tecnologico fa il suo mestiere, cerca di venderli, e capita per combinazione che la Perkin-Elmer, che è l'industria mondiale, si chiama Perkin-Elmer adesso, ma come tutte le compagnie ha cambiato nome, era inizialmente RCA Optoelectronics, fabbrica e vende moduli. Il responsabile commerciale, che è tutt'altro che sciocco, capisce che con i nostri circuiti migliorerebbe le prestazioni e renderebbe i moduli più piccoli di un fattore 4, più affidabili e così via. Quindi sollecita l'acquisto. L'acquisto viene trattato direttamente dal CTO, dal Chief Technical Officer di Perkin-Elmer, con il responsabile del TTO. Il CTO propone delle condizioni da pazzi, cioè ci tratta più o meno come un colonialista europeo dell'Ottocento poteva trattare, che so io, un indiano. A questo punto il minimo che accade è che il responsabile del TTO, Pietrabissa, gentilmente, non lo manda a quel paese, ma gentilmente dice, vabbè, ne riparleremo, mette giù il telefono e ci dice, allora ragazzi ufficiali, questo CTO è un imbecille, ma perché non pigliate un'iniziativa voi? Vi sosteniamo. Beh, io erano 15-20 anni che incontravo colleghi statunitensi che dicevano, ah, bella questa cosa, ma perché non ti fai una company? E dico, perché sto a Milano, Italy, e non a Palo Alto, California, le condizioni sono diverse. Sì, ma qui là. A questo punto ci troviamo nella condizione di farla. E, altra situazione fortunata, nel lavoro, ricordate poco fa, sull'ottica adattiva, ho detto abbiamo, in realtà noi abbiamo fatto un pezzo. Il sistema è stato fatto completo da una ditta che si chiama Microgate, che sta a Bolzano e che è stata fondata e sviluppata da un laureato di qui e un dottorato di qui in ingegneria aerospaziale, Roberto Biasi. Ci siamo trovati molto bene a lavorare con lui. Un spin-off aveva un senso, secondo noi, avendo anche un buon socio industriale. Il buon socio industriale l'abbiamo trovato, abbiamo creato la MPD. Abbiamo creato la MPD nel 2004. Beh, quello è semplicemente una foto di fronte all'ingresso della MPD che è a Bolzano, perché lì stava la Microgate, siamo nati appoggiati a questa ditta che non è grande ma sicuramente è più grande. Beh, com'è andata? È andata, in futuro non lo so perché queste cose bisogna, ma per ora è andata decisamente bene. Qui è un grafico che mostra come sono andate le cose nella fase di decollo. Siamo costituiti a metà del 2004, abbiamo cominciato a lavorare all'inizio del 2005. Nel 2005 abbiamo mandato in giro un 30-40 moduli beta, come si suol dire, a grossi clienti che si volevano invogliare, la Zeiss e cose di questo genere. Non pensavamo di venderli, li abbiamo dovuti vendere, perché dopo un po' che giravano i moduli c'era un cliente che diceva il modulo me lo tengo, te lo compro, dimmi che cosa vuoi, non te lo ridò. E quindi abbiamo cominciato ad avere un po' di vendite anche nel 2005. Nel 2006 siamo andati in attivo, non di molto, ma in attivo. E il 96%
di quello che facciamo, era vero nel 2006 e ancora vero, va all'estero, il che è gratificante per noi, un tantino meno per il nostro paese. Qui è semplicemente un'immagine tipo commerciale che fa vedere che chi lo compra sono enti qualificati. Ecco, io vorrei chiudere con 5 minuti, anche se ho abusato talmente, 5 minuti di considerazioni che vanno un po' al di là. Prima di tutto, avrete notato nella prima fase, quella di elettronica nucleare e così via, che sostanzialmente non ho mai parlato di laureandi. Abbiamo lavorato per 15 anni, credo, senza laureandi, senza apporto di laureandi, per vari motivi. Intanto nel Politecnico non veniva incoraggiato, il motto più popolare era degli ingegneri c'è bisogno fuori che escono alla svelta, quindi pochi. E poi noi eravamo completamente separati dagli ultimi anni, io facevo didattica di fisica a quell'epoca. Dopodiché le cose sono gradualmente cambiate, gradualmente in accelerazione, perché nella fase in cui abbiamo sviluppato SFAD, non proprio dall'inizio, ma da poco dopo l'inizio, è stato sempre più ampio l'apporto di gente giovane, di laureanti. E lo staff si è vivi e ingrandito. Vorrei proiettarvi un paio di foto. Una è quella dello staff attuale. Attualmente siamo in 6, vedete Franco Zappa, me, Massimo Ghioni, Angelo Golinatti, Alberto Tosi e Ivan Reich. Ma mi piacerebbe avere una galleria di foto di altri che sono passati attraverso parecchi di quelli che ci sono, non tutti, ma parecchi hanno lavorato su questi temi, a cominciare da questo signore, come ho ricordato. E quello che vorrei ancora dire è che c'è ancora di più uno scorrere di tanti laureandi, dottorandi, per cui se pigliamo un'istantanea di questo scorrere a qualche giorno fa, questo è attualmente quasi completa la popolazione, mancano uno o due, come sempre in questi casi, di quelli che lavorano sugli spazi. E qui direi che vorrei dire un paio di cose sulle prospettive. Avrei voluto trovare, e non l'ho trovata, una animazione che mostrasse quello che descrive Lewis Carroll in Alice nel Paese delle Meraviglie, quando parla del Cheshire Cat, cioè del gatto magico, quello che prima è sul ramo e lo si vede bene, il muso, la coda, le zampe, poi comincia a diventare un po' per volta trasparente il corpo e rimane solo la faccia, poi anche la faccia diventa trasparente e rimane il sorriso e poi sparisce anche quello. Se avete visto il cartone animato di Walt Disney c'è un qualcosa di questo genere. Beh, questa è anche un'immagine persino gradevole se la prendo come prefigurazione di quello che è il mio futuro, cioè al fine della traiettoria non è male. Però io ho paura che possa essere un'immagine di qualche cos'altro, e cioè non di quello che accade a una persona, me, ma di quello che accade a un'attività, a un gruppo, data la situazione che abbiamo adesso in Italia. Noi ci sentiamo come università in genere additati come qualche cosa in cui si spatter via, si sprecano risorse, non si fa niente di utile e così via. E la cosa classica da parte di giornalisti, economisti, eccetera, è dire sì, mica è come l'MIT, all'MIT. Allora scusate, lasciatemi dire un paio di cose. Primo, MIT. Abbiamo sempre avuto dei contatti e degli scambi. Ancora recentemente, nell'ultimo anno, un dispositivo, quello di cui vi ho proiettato i primi grafici, è andato corredato di dottorando all'MIT ed è stato al centro dell'attenzione. L'MIT, numero 2, ha un laboratorio, si chiama Lincoln Laboratory, da sempre un laboratorio strategico che sviluppa cose di punta e che ha un consistente finanziamento governativo e lavora su tematiche di interesse governativo, per esempio la visibilità dietro gli ostacoli e cose di questo genere. Lincoln Lab dell'MIT ha un reparto, un buon reparto, con gente in gamba che si occupa di SPAD. Di SPAD al silicio e di SPAD per l'infrarosso. Hanno un budget largamente superiore al milione all'anno, non voglio neanche sapere quanto, ma è sicuramente superiore. Il Lincoln Lab ci conosce, ci stima, ci ritiene un riferimento per tante cose e per tante cose siamo ancora un passo avanti a loro. Il nostro bilancio non è neanche lontanamente parente del loro e non abbiamo la tecnologia in casa. In queste condizioni io credo che la nostra situazione, come quella di, non pretendiamo di essere gli unici, di tanti altri gruppi, sia tranquillamente paragonabile dal punto di vista qualitativo. E questo andrebbe detto forte e chiaro alle famiglie e agli economisti che pontificano prevedendo il passato normalmente e dicendoci che dovremmo fare qui, dovremmo fare là.
e con una situazione in cui il rimedio, se ci sono degli sprechi, che voi vedete attuati in questi giorni, è di tagliare tutto ad una certa percentuale. Direi che il minimo che si può dire è che non è un sistema intelligente e che se si vuole delle distinzioni c'è modo di farle. E a proposito del valutare che cosa serve la ricerca universitaria, visto che parliamo di opinione pubblica economisti, mi piace proiettare una cosa. Greenspan, il presidente della Fed per più di 10 anni, ha tenuto vari discorsi, parla bene. Uno di questi, il 29 ottobre 2002, l'ho trovato in un giornale americano, è stato centrato sui benefici dell'educazione e lo sviluppo tecnologico. Beh, non posso riportare tutto il discorso, vi riporto due frasi. La prima dice che il successo economico di una nazione è determinato da una combinazione di libero commercio, forti istituzioni, politiche economiche responsabili e un sistema educativo efficace. Beh, direte, è generico, vabbè, anche i nostri politici no, dicono continuamente questo. No, non è generico, se lo vedete nel contesto del discorso, è inserito un discorso molto puntuto e vi estraggo solo un'altra frase. Il ruolo dell'università americana è fondamentale. Il ritorno in termini del flusso di conoscenze, esperienze, nuovi prodotti e compagnie di nuova fondazione è stato impressionante. Io credo che, no, non credo, credo non va bene, sono sicuro che ci sono un certo numero di realtà in Italia che queste parole se le meritano lo stesso e magari mi piacerebbe con qualche volta qualcheduno paragonabile, fate le scale a Greenspan, lo dicesse forte e chiaro, perché altrimenti quello che vediamo accadere porterà a usare la metafora del gatto di Cheshire non per una persona ma per attività di questo genere.